dai campi, dalle officine, dalle università, dagli uffici, i giovani vogliono evadere dalla vita di tutti i giorni per andare verso i grandi orizzonti offerti dal volo. I migliori sentono più degli altri questo desiderio di spazio e fin dagli anni della prima giovinezza pensano che passi rapidamente questo tempo per poter soddisfare la loro passione. Il volo a vela, considerato dai profani quasi un gioco, è una scuola di coraggio e di abilità che offre al futuro pilota un affinamento particolare della sua sensibilità. Le camerate, le aule, le istruzioni accolgono così i nuovi soldati. Lo studio delle discipline aeronautiche si alterna col volo. Dai primi voli a doppio comando, nei quali crede insuperabili le difficoltà del pilotaggio, l'allievo raggiunge il grande, inatteso, indimenticabile giorno in cui è solo padrone di una macchina nello spazio.